palla di là. Sarà un cornuto per qua. Dai, basta! Tira di tiro dietro un po'. No, no, no. Questa roba qua no, eh. Tra l'altro c'è anche una squadra.
Mancano 13 secondi al termine della partita fra San Martino e Ome, con gli ospiti avanti di 1, e adesso potranno godere di un viaggio in lunetta con Claudio Bianchi, grande protagonista di questa fase finale. Ricordiamo, a un certo punto Ome anche sotto i 10 punti e privo di Oldrati, e poi dal 34esimo anche di Garofalo. Adesso Claudio Bianchi regala il più 2 a Ome, 58-60. Finale incandescente di gara 3, finale playoff qua nell'Odigiano, e realizza il più 3 Claudio Bianchi. Adesso vedremo cosa deciderà di fare Ome, se deciderà di difendere forte o se deciderà di spendere un fallo. Il coach chiama a gran voce il fallo, sbaglia la tripla e Ome, non è ancora finita però. Claudio Bianchi va verso il pubblico, tutti quasi già pronti ad esultare, però non è finita. Come una sorta di sfida, Claudio Bianchi si è preso subito il pallone e è andato a vedere e a guardare prima i suoi tifosi, a dare uno sguardo. Siete pronti eventualmente per esultare, siete pronti eventualmente, però servirà almeno un tiro libero. Un tiro libero di Claudio Bianchi e la mano non sbaglia, 58-62, e cominciano a esultare dalla panchina.
58-62, non ha tremato la mano di Claudio Bianchi, e Ome è incisive, un sogno incredibile, grande Ome che festeggia fino alla fine, Ome incisive, Ome incisive, è una gioia incredibile, Ome incisive, dopo l'Olimpia Lumezzane, anche Ome, sì, grandissimi, grande Ome. E il grandissimo pubblico giunto proprio dalla Francia Corta, come in C-Silver, uno spettacolo incredibile, una rimonta incredibile e una vittoria di tutti, di una squadra che ci ha creduto fino alla fine. Abbiamo visto prima il capitano arrivare con le stampelle in palestra, ha sofferto anche lui dalla tribuna, veramente è stata una finale incredibile, con Ome che si è potuto godere questo grande successo dopo il quinto posto in campionato, è veramente una vittoria da favola.